Ci troviamo in terza lettura a discutere nuovamente su un decreto lavoro che nella sostanza di lavoro non ne garantisce a nessuno. Dico questo perché più volte durante i lavori della Commissione ed anche durante la trattazione in aula sia alla Camera che al Senato, la Lega ha chiesto con forza che venissero introdotte quelle misure che riteniamo fondamentali, le uniche che riteniamo fondamentali per rispondere veramente alle esigenze occupazionali del nostro Paese. E come ho avuto modo di dire nella dichiarazione di voto in prima lettura, queste misure sono due, ovvero una prima che guardi a un periodo a medio-lungo e che possa ristrutturare l'offerta occupazionale nel nostro Paese. Come si fa? L'unico modo per creare lavoro è far lavorare le imprese, dare la possibilità alle imprese di competere, dare la possibilità alle imprese di produrre, dare quindi la possibilità alle imprese di assumere. E qual è il principale problema che hanno le imprese in questo momento? Una tassazione elevatissima che le tiene totalmente fuori dalla competizione internazionale e devo dire anche nazionale, perché noi siamo diventati un paese di import. Le nostre aziende e i consumi interni verso i prodotti delle nostre aziende nemmeno sul territorio nazionale vengono più consumati. Questo è stato dovuto in parte a scelte scellerate del passato sulle quali ci siamo posti. Un esempio su tutti è l'apertura al WTO, nel WTO anche a mercati come quello cinese e a produzioni come quelle cinesi, ma in secondo luogo dovuto a un mercato unico europeo nel quale ci sono delle differenziazioni normative e di tassazione che sono insostenibili per le nostre aziende. Noi abbiamo il doppio della pressione fiscale di altri paesi europei. Una nostra azienda fino a luglio produce per pagare le tasse. Abbiamo avuto delle misure drammatiche del precedente governo Monti, di quello Letta, che hanno infierito ancora di più sul costo per le nostre aziende. Proprio negli scorsi giorni mi è capitato di incontrare degli imprenditori, in particolar modo un'impresa, che solo per uno dei capannoni, ed è un'impresa di quelle eroiche che continuano a produrre e continuano anche ad assumere, però solamente per uno dei suoi capannoni paga 50.000 euro dell'IMU voluta da Monti e votata dal Partito Democratico e da altri gruppi che stanno appoggiando questo governo. Dunque, se si vuole intervenire sul lavoro, servono risorse. Pensare di fare una riforma del lavoro e venderla ai cittadini, come sta facendo questo governo, come la panacea ai mali della disoccupazione, una riforma che di riforma non si tratta, ma soprattutto di soldi per il lavoro mette zero, vuol dire semplicemente prendere in giro cittadini e imprese del nostro Paese. In secondo luogo, come dicevo, c'è una misura a medio-lungo periodo, quella di cui ho trattato, c'è una misura che può avere effetti, anzi avrebbe effetti, nell'immediato. Questa riforma si chiama abrogazione della legge Fornero sulle pensioni. È la prima cosa da fare. È una prima cosa da fare perché andrebbe ad affrontare diverse criticità su più fronti. La prima, quella verso le aziende, è stato aumentato il costo aziendale mantenendo di più le persone sul posto del lavoro. È stato creato un dramma degli esodati sul quale ancora adesso il governo sta prendendo in giro queste centinaia di migliaia di persone che stanno protestando giustamente per una situazione che si protrae ormai dal lontano dicembre 2011 e che, malgrado le promesse dei vari governi, non è mai stata data una risposta in modo strutturale. Ci sono queste persone che sono rimaste, rischiano di rimanere senza alcun tipo di reddito, né da lavoro né da pensione, e che si trovano in questo momento a vedere aperto l'ennesimo tavolo che, e lo dico ovviamente con dispiacere, non darà, ho paura, alcun tipo di risposta.
e le risposte che si stanno profilando, quelle poche risposte che si stanno profilando, sembrano più che altro una presa in giro per queste persone. Ma dicevo, oltre a questo problema, l'abrogazione della riforma delle pensioni Fornero ridarebbe slancio al mercato del lavoro. È inutile che ci prendiamo in giro. In un momento di crisi internazionale, aver aumentato fino a 8 anni la permanenza sul posto di lavoro prima di accedere ai benefici previdenziali vuol dire escludere le giovani generazioni dal lavoro, vuol dire non permettere alle persone che il lavoro non ce l'hanno di poter sostituire quelle che sarebbero dovute andare in pensione, vuol dire congelare il mercato del lavoro e creare, ed è una responsabilità diretta del ministro Fornero e di tutti quei partiti che hanno votato quella riforma, e sto parlando in particolar modo del partito che in maggioranza in questo momento in quest'Aula si chiama Partito Democratico del Presidente del Consiglio Renzi, avere la responsabilità di quel 42,7% di disoccupazione giovanile e di quel 13% di disoccupazione generale. Guarda, io non so se il Presidente del Consiglio sia in buona fede, ma se fosse in buona fede vuol dire che non è all'altezza di fare il Presidente del Consiglio e di ricoprire incarichi politici. Oppure ancora peggio se è in cattiva fede, perché vuol dire che fa il Presidente del Consiglio raccontando una cosa ai nostri cittadini, imbrogliando, mentendo i nostri cittadini e poi facendone un'altra. Perché un Presidente del Consiglio che più volte dichiara che lui condivide e apprezza la riforma delle pensioni Fornero, è un Presidente del Consiglio perlomeno irresponsabile. Non voglio usare parole più forti in quest'Aula, Presidente, anche se servirebbero, perché la drammaticità che stanno vivendo alcune persone, anzi moltissime persone, in questo momento nel nostro Paese, non può essere trattata con questa superficialità e in questa inerzia. Troppo semplice presentare delle slide a una conferenza stampa dicendo che si faranno decine di riforme e dopo trovarci quest'oggi con un numero di disoccupati nel nostro Paese elevatissimo e drammatico e un decreto lavoro che mette zero risorse per queste persone. L'iter parlamentare di questa norma si è, diciamo, svolto in modo alquanto particolare, con un teatrino all'interno della maggioranza che doveva semplicemente decidere questo teatrino, quindi queste lotte tra una parte del PD, Nuovo Centrodestra, qualcuno di Scelta Civica che in modo, devo dire, molto più dignitoso si sono tenuti un po' più fuori da questo teatrino, perché il grande contender era se fare 8 o 5 rinnovi, se dare o non dare la multa per chi sfora il 20% oppure costringere ad assumere a tempo indeterminato. Non ho visto assolutamente una battaglia per dire di stanziare delle risorse per affrontare il problema della disoccupazione. Questo è il significato di tutto ciò. Qual è? È che per piccole e inutili cambiamenti della norma si è sviluppato un dibattito ovviamente sui mezzi di comunicazione di massa per cercare di dare visibilità all'uno o l'altra formazione politica in quest'Aula. Ma questa battaglia è stata data, come ho detto, solo per la visibilità, non per difendere i nostri cittadini, non per dare una risposta ai nostri cittadini. Dobbiamo essere sinceri. Io penso che nessun collega, e sono convinto anche molti colleghi della Commissione, anche i relatori, che sono persone, e vado a concludere, Presidente, oneste intellettualmente, possano pensare che si possa fare, e parlo anche al relatore che era anche sottosegretario, una vera riforma del lavoro per affrontare la disoccupazione mettendo a disposizione zero risorse. È ridicolo, dobbiamo essere sinceri e dircelo. E per questo noi chiediamo, e per questo noi abbiamo fatto un'opposizione, non per dire che volevamo una parolina in più né in meno in questa norma, ma per dire che bisognava dare sostanza alla norma. Serviva il governo coraggioso che corre di Renzi, dov'è finito? Mi sembra che il Presidente del Consiglio corra solo verso la Merkel a chiedere i favori della Merkel, ma correndo verso la Merkel corre allontanandosi dai problemi reali del nostro Paese. E quindi, Presidente, noi in questo decreto annunciamo un voto decisamente contrario
perché penso sia arrivato il momento di dare risposte ai cittadini e finirla di prendere in giro come molto abilmente e con una grande arte oratoria fa il Presidente del Consiglio Renzi. Grazie.